Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, lunedì 8 ottobre. Vi segnalo che questa sera avremo Marine Le Pen ospite a Quarta Repubblica. Quindi, se stasera alle 21:30 tutti sintonizzati su Rete 4 per sentire cosa dice la Le Pen, che si può dire la madre del populismo, dei sovranisti italiani e europei. E sarà molto interessante capire come giudica la sua alleanza con Salvini, come giudica l'alleanza che Salvini ha col Movimento 5 Stelle, anche se ve lo dico subito, i temi economici, la Le Pen sembra più vicina al Movimento 5 Stelle che certamente all'idea di una Lega, insomma la metto giù dura, un po' schierata con gli imprenditori, con le partite IVA, insomma non mi sembra quella roba lì. Stasera cercheremo di capirla meglio. L'idea, che mi sono fatto è che il fenomeno dei sovranisti e dei populisti bisogna studiarlo, ma con le lenti e togliamoci anzi gli occhiali di quello che succederà nel futuro, non con le solite letture del passato. E oggi ne ho avuto riprova quando mi sono letto per l'ennesima volta Galli della Loggia, che mi ricordavo forse 30 anni fa essere interessante. Devo dire che era interessante quando parlava di cose che conosceva, non cose che non conosce affatto. E quindi ha questo artificio retorico, forse se n'è reso conto anche lui di essere vecchio, come sono io peraltro vecchio, nel senso che interpreto con miei paradigmi, cose che oggi mi sfuggono completamente dalla comprensione. Beh, anche lui è vecchio nel continuare a riportare al passato quello che succede oggi e ci dice e si pone una domanda: perché in Italia è l'unico paese o governo in cui hanno vinto sovranisti e populisti? Uno potrebbe anche rispondergli perché forse il sistema elettorale italiano è stato talmente incasinato e diverso, ad esempio, da quello francese, per il quale qua hanno vinto loro, mentre in Francia il sistema elettorale li ha sbarrati, visto che Macron col 20% è diventato presidente della Repubblica francese, più o meno la stessa percentuale di voti che ha il Rassemblement National, quello della Le Pen. Il punto però a cui lui risponde è veramente patetico, e cioè dice: in Italia ci sono i populisti perché non ci sono stati mai movimenti popolari. Il Partito Comunista era un'avanguardia rivoluzionaria e la DC, boh, non so come riesce a spiegarla bene. Difatti non è molto chiaro il motivo per il quale l'erede del Partito Popolare Italiano Democratico non abbia intercettato le fasce popolari. Almeno io non l'ho capito. Io non ho capito la risposta che Galli della Loggia dà a una domanda: perché in Italia governano i populisti, dicendo che in realtà perché i partiti tradizionali non sono stati mai col popolo. Ma insomma, sì, certo, i comunisti non erano col popolo e la democrazia cristiana non erano con popolo, o forse sono cambiati i tempi per cui Galli della Loggia non stai capendo che cosa sta succedendo. C'è stata la globalizzazione, ci sono stati i mercati che sono cambiati completamente, c'è Trump in America che ha rotto il multilateralismo, cioè ci sono anche delle contingenze per le quali oggi è finito quel mondo là e tu continui a raccontare il mondo di oggi con gli occhiali di quello di ieri. Bah. Fatta questa piccola premessa, diciamo politologica, ai giornali di oggi, beh no, forse no, c'è un'altra intervista interessante, quella di Jack Lang, e quando tu leggi Lang tu capisci che i coglioni non esistono soltanto in Italia, anzi gli intellò, i cretini dell'intellettualismo nascono in Francia e noi ne prendiamo forse, ne succhiamo diciamo la tradizione peggiore. Mi piacerebbe avere una commedia che racconta la cena dei cretini, non sentire le cazzate che dice questo Lang, lui, Bernard-Henri Lévy, cioè questa specie di platea di mostri sacri della cultura europea che sono dei grandi cazzoni, che un giorno uno potrebbe fare una grande pernacchia e dire, metterli tutti insieme e dire: ragazzi, ma mettetevi tutti insieme, Macron, Saviano, Lang, prendete, parlatevi, non avete capito nulla negli ultimi 20 anni e dai vostri errori oggi ci spiegate cosa succede nel futuro. Uno di questi, quando Lang si oppose, fantastico, si oppone ai sovranisti, ci spiega perché Macron va bene, ci spiega perché lui si oppose all'intervento delle televisioni italiane in Francia, quindi ce l'aveva con Berlusconi, però Mitterrand fece bene. Cioè, è il sunto del motivo per il quale oggi c'è la Le Pen, secondo me, in Francia. Come Saviano può essere un buon sunto, un buon segnale del motivo per il quale vincono i populisti. Sul ponte di Genova è un gran casino, c'è una manifestazione in corso questa mattina perché Bucci, oggi il sindaco che è diventato commissario, che poteva essere commissario dal primo giorno, lo è diventato dopo 55 giorni, dice che il ponte verrà consegnato nel 2020. E Castellucci, dopo 4 giorni della tragedia, l'amministratore delegato di autostrada, ha detto che l'avrebbe fatto entro 8 mesi. Per gli esperti ci vogliono 4 anni, secondo il governo ci vuole 1 anno. Insomma, vi stanno prendendo in giro. Starete certi che questo ponte per i prossimi 2-3 anni non avremo neanche iniziato le procedure. Adesso non ancora abbiamo iniziato neanche, come si dice, la demolizione, che è quello da cui deve partire tutto quanto il procedimento.
L'altra grande questione di giornata sono i migranti di seconda categoria, o come cavolo si chiamano, cioè quelli che arrivano in Italia, vanno illegalmente in qualche paese europeo e qualche paese europeo invece di sbatterli nel loro paese, per il trattato di Dublino, obiettivamente per legge, li deve risbattere nel paese dove loro sono approdati. E qual è il paese il primo approdo dove l'hanno fatto? L'hanno fatto in Italia e quindi qui devono fare le domande d'asilo. Cosa è successo? Che i tedeschi hanno detto che avrebbero mandato in Italia con un 25 nigeriani e Salvini ha detto chiudiamo gli aeroporti, mortacci sua, fantastico, chiudiamo gli aeroporti. Ma il problema oggi, lo leggi nei pezzi da Sazzanini ma di tanti altri, è che di queste persone che sono arrivate in Germania illegalmente, che la Germania secondo il trattato di Dublino deve mandare in Italia, sono 10.700. ma, e non è questa la notizia straordinaria è che ne già ce l'hanno rispedite 1.600 92, cioè 1692 migranti dalla Germania sono stati trasferiti con i voli in Italia. E oggi ovviamente ne facciamo una questione, sia noi italiani con Salvini chiudiamo gli aeroporti, ma soprattutto i tedeschi, perché domenica in Baviera hanno le elezioni e hanno paura di essere scorpassati dall'AfD, cioè il partito di destra che si oppone al Partito Popolare, che per la prima volta potrebbe non avere la maggioranza assoluta in Baviera. Non facciamo sempre, no, gli italiani che sono i chiacchieroni. In questo caso forse annunciare che arrivava con un charter 25 persone prima delle proprie elezioni, sapendo che in Italia ci sarebbe stata questa reazione, è stata un'operazione geniale da un punto di vista mediatico, che favorisce Salvini e favorisce i popolari bavaresi, che possono dire quegli stronzi degli italiani, non li volevamo cacciare. Bella l'intervista a Weber, il Partito Popolare Europeo era lui rappresentato, la Merkel vorrebbe che lui diventasse Presidente del Parlamento, insomma il Presidente della Commissione Europea al posto del sobrio Juncker. E cosa dice oggi al Corriere della Sera? Capisco il comportamento italiano, ma non basta. E mi piace! Il Presidente del Partito Popolare Europeo dice che gli piace il comportamento di Salvini. Poi dice, certo, alcune volte i toni sono stati troppo elevati e aggressivi, non sono accettabili, non è colpa dell'Europa, dovremmo essere più... Ma gli piace! Ha detto, capisco il comportamento italiano e mi piace. Sono tutti in campagna elettorale. E Conte scrive una lunga lettera per spiegare a Calabresi che lui non è stato raccomandato da Alpa, il suo professore, al Repubblica. È una cosa noiosissima, se volete leggetevela. Io l'ho letta e la risposta di 10 righe già smonta alcune cose che dice in maniera, come al solito, avvocatesca, sudmeridionale, Conte, il quale però dovrebbe reggersi quello che dicono i suoi ministri. E su questo Calabresi c'ha ragione, cioè gli insulti continui a Repubblica alla Stampa, che parte da quello stronzo di Grillo che dice noi giornalisti me li mangio e li vomito, e i giornalisti stavano zitti e muti, adesso che attaccano Repubblica, Repubblica piagnucola. Ma quando invece Grillo attaccava tutti, o quando Repubblica attaccava altri giornali che non erano lei, cioè il fatto che Repubblica sia l'unico giornale che ha la verità è una cosa che mi fa venire i brividi, ma l'idea che Di Maio e gli altri pensino e godano per la chiusura di Repubblica e del Foglio, anche quello mi fa venire i brividi, forse ancora più alti questi brividi, perché questi sono dei cazzoni, mentre Repubblica e gli altri sono, diciamo, dei pericolosi intellettuali dal mio punto di vista ideologico, non dal punto di vista ovviamente pratico. E il fatto che oggi Calabresi possa dire una cosa nel suo pezzo sacrosanta, ci avevate spiegato quando andavate al governo che toglievate i finanziamenti pubblici ai partiti, ne avete fatto una campagna di fake news mostruosa, siete arrivati al governo e avete capito che noi non prendiamo un euro, perché il giornale, Repubblica, Corriere della Sera non prendono un cazzo di euro pubblico, e ancora ci sono dei deficienti, dei cretini sulla rete che mi dicono giornalaio smetterai di avere i soldi pubblici, non ce l'abbiamo i soldi pubblici, e Calabresi ha ben modo di dirlo oggi. Quando Calabresi spiega che quando c'è la pubblicità non vuol dire essere comprati la pubblicità, e quando Di Maio dice togliamo la pubblicità delle partecipazioni statali ai giornali perché presuppone che quelli ci comprino, e Calabresi dice allora non si è comprato anche delle pubblicità che c'è il sito di Beppe Grillo, ha ragione Calabresi. E quando Calabresi spiega a Toninelli, qual è l'altra cosa che gli spiega? Che i Benetton non sono azionisti di Repubblica, cosa che pensava Toninelli per il motivo che Repubblica era stata meno cattiva degli altri nel difendere autostrade, allora c'ha ragione Calabresi. Ecco, dover dare ragione a Calabresi mi fa pensare quanto siano orribili queste critiche che gli sono mosse. Chiaro?
Ultima questione che vi segnalo, il Sole 24 Ore, inchiesta bellissima del lunedì sui controlli della Guardia di Finanza nei confronti dei finti poveri, quelli che verranno tutti beneficiati da questa schifezza del reddito di cittadinanza. Su 8.847 controlli fatti dalla Guardia di Finanza nei primi 6 mesi del 2018, il che vuol dire lo 0,5% dei potenziali beneficiari, cioè nessuno, non riescono a controllare neanche l'1% dei beneficiari degli attuali sussidi, quelli della Guardia di Finanza. Ebbene, su quei pochi che controllano, 2 su 3 fottono lo Stato, sono finti poveri. Su 8.800, 6 su 10, scusatemi, sono finti poveri che sono finti poveri a beneficio di avere l'esenzione dal ticket o avere benefici fiscali per l'asilo, per la scuola e per la nonna non invalida. 6 su 10. E noi a questa platea daremo il reddito di cittadinanza e li controlleremo. Ma chi la raccontate? Sono 10 miliardi buttati nel cesso. Mentre gli 80 di euro di Renzi erano una mancia elettorale assurda prima delle elezioni e che non è servita a molto, questo è ancora peggio. E questo ci insegna una delle verità straordinarie, diciamo, del gioco e, insomma, delle nostre barzellette infantili. Quando hai toccato il fondo e pensavi di averlo toccato con la mancetta degli 80 euro, non ti preoccupare perché puoi continuare a scavare. Dopo gli 80 euro, i 10 miliardi nel sussidio di disoccupazione. Ciao, stasera, Le Pen, prima serata, Quarta Repubblica, Rete 4, dovete esserci. Ciao.